Sto in questo periodo, sto terminando un libro, un piccolo libro, di cui ho già parlato la volta scorsa, Psichiatria di Dio, che è un libro di poco più di 100 pagine, però ha avuto una grande diffusione, ha avuto più di 1 milione di copie vendute, per cui insomma, è un libro tutto sommato molto semplice. Che parla di brani famosissimi, brani forse i più famosi che ci stanno nella scrittura, i 10 comandamenti, il Salmo 23, insomma, andando al fondo di questi brani e cercando di superare quello strato superficiale dove spesso noi ci fermiamo. E così ho potuto trarre anche da alcuni pensieri di questo libro una riflessione che sicuramente ci può aiutare. Leggendo da Esodo al capitolo 3 c'è un incontro. L'incontro tra Mosè, quest'uomo che aveva già avuto alle spalle tanta, tanta strada, aveva già fatto, era un momento particolare, un momento in cui si trovava nel deserto, dove stava vivendo una vita diversa da quella che era iniziato, però era anche un momento forse, anzi sicuramente necessario se ha dovuto attraversarlo, ed è un momento nel quale Mosè fa un incontro straordinario. Andiamo a leggere dal versetto 1. Mosè pascolava il gregge di Letro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidava il gregge oltre il deserto. Giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo ad un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dei piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Amen. È un'esperienza unica, irripetibile sicuramente, ma è un'esperienza che tutto sommato noi possiamo in qualche modo condividere, perché tutti noi, in un momento della nostra vita, ma io dico continuamente, vogliamo e cerchiamo di avvicinarci a Dio, no? Abbiamo questa volontà di avvicinarci a Dio e possiamo vivere questa esperienza e la viviamo continuamente. E c'è un momento nel quale Gesù si trova davanti a una richiesta da parte dei suoi apostoli e gli apostoli gli chiedono: insegnaci a pregare, no? E la preghiera, se noi la analizziamo, è un po' il momento in cui noi cerchiamo di incontrare Dio, no? Di parlargli, sì, ma in fondo è quella che ci dà maggior forza, è proprio la volontà di incontrare il nostro Dio. E questa preghiera che Gesù insegna è una preghiera meravigliosa, è una preghiera che ha al suo interno tanti segreti. Purtroppo, ecco, nella cultura in cui viviamo, nella cultura soprattutto cattolica, nel quale siamo immersi come italiani, anche la preghiera che insegna Gesù, il Padre nostro, è una preghiera che perde un po' il suo significato, perché si insegna a recitare questa preghiera, non a viverla, non a sentirla, ma a recitarla, no? Queste volte sentiamo queste cose, vediamo anche in televisione, insomma, hai fatto queste cose, allora di 10 Padre nostri, che come può essere, diciamo così, la punizione per un peccato il parlare con Dio, cioè è una cosa che per me è inconcepibile, ma credo per tutti voi. Shakespeare nell'Amleto diceva: le mie parole volano alte,
ma i miei pensieri rimangono in basso, parole senza pensieri mai raggiungono il cielo. Grande, grande riflessione da parte di Shakespeare. E così la preghiera, quell'insegnaci a pregare di Gesù, è qualcosa che ci insegna, credo, un modo proprio di rapportarci con Dio, di avvicinarci a Dio, no? Cioè, come ti devi avvicinare a Dio? Questo può essere vero sì nella preghiera, ma può essere vero quando veniamo a dare un culto al Signore, può essere vero quando ci avviciniamo al Signore in ogni momento della nostra giornata, perché il nostro essere credenti è qualcosa che non ti permette mai di dire io sono fuori dalla presenza del Signore, siamo continuamente alla presenza del Signore. E c'è questa prima parte della preghiera, i primi due versetti, che dicono così, e andiamo a leggere appunto da Matteo il capitolo 6, dal versetto 9 al 10, ma la conosciamo tutti a memoria, la leggiamo, ma la conosciamo tutti benissimo. Gesù diceva: voi pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Amen. Ecco, io mi vorrei concentrare questa mattina soltanto sulle poche parole iniziali e cercare di vedere in queste poche parole quello che possiamo trarre. Io personalmente sono contro le speculazioni che si fanno tante volte su tanti brani, ma ci sono dei brani come questi che veramente non si possono leggere con superficialità, perché hanno talmente tanta oggi diremo ciccia da regalarci, tanta beltà al suo interno, che veramente fermarsi e lasciare così scivolare nella nostra mente è troppo, qualcosa di troppo superficiale. Innanzitutto Gesù insegna a iniziare questo percorso di avvicinamento a Gesù chiamandolo Padre, che è una cosa meravigliosa se ci pensate. È vero sì che anche nel Vecchio Testamento spesso si parla di Dio come Padre, ma iniziare proprio a pregare dicendo Padre, no? È una cosa che spesse volte neanche noi facciamo, noi spesse volte Signore, no? Ci avviciniamo, ma Gesù dice avvicinatevi a Lui subito riconoscendo che Lui è Padre. È sicuramente una definizione inusuale da iniziare questa cosa, ma anche una cosa molto bella, perché ti dà subito l'intimità, ti concede subito l'intimità che hai con Dio, no? Non c'è bisogno di non è quel rapporto con Dio che vuole prostrarsi come davanti al Dio del Sole, come facevano noi pagani, no, subito ti dice Padre. Quando guardiamo alle parole abbiamo un grosso problema. Il grosso problema è che le rapportiamo a come le abbiamo vissute noi, anche se non ce ne rendiamo conto, ma quando sentiamo la parola è quella che io penso che sia. Possiamo a volte ci rendiamo conto, non so se è capitato anche a voi, ma quando si sentono due persone parlare è che non si comprendono perché stanno dando le stesse parole significati diversi e non riescono a capirsi, perché non riescono a capire questa grande cosa. E così è vero anche per la parola Padre, no? Ognuno ha alle spalle una sua esperienza e spesse volte ci rendiamo conto che l'esperienza che abbiamo rispetto alla parola Padre è un'esperienza che non è conforme a quello che Dio ci vuole aiutare, no? Al modo come ci vuole aiutare ad avvicinarci a Lui. E così io credo che la prima cosa che dovremmo fare nella riflettere su questo insegnamento di Gesù è proprio cercare di recuperare il senso della parola Padre. Così il Padre di cui ci sta parlando Gesù è un Padre che
è quello ideale. Se voi pensate, se siete stati padri come me, sono molti di noi lo sono, sicuramente sapete, riguardando alle spalle, a quello che avete fatto come padri, a quante cose avete sbagliato, quante cose avete, io se potessi tornare indietro mi comporterei in questa modo, magari con mia figlia, oppure con mio figlio. Ecco, Dio è quel padre che fa le cose così come vanno fatte. È un padre amorevole, noi abbiamo parlato domenica scorsa, abbiamo fatto passato tutto il weekend ad ascoltare la storia di quanto Dio ci ami, ami anche l'uomo peccatore, l'uomo che sbaglia. E Dio è questo, dobbiamo concentrarci su questa cosa. Dio è quel padre amorevole. Pensate, oggi si dice, c'è una statistica che dice che i padri e le madri passano più tempo davanti al telefonino che con quei figli. E questa è molto, molto, molto triste come cosa. Ecco, Dio non è quel padre lì, non passa più tempo con il telefonino che con quei figli. Dio è quel padre amorevole che, come abbiamo ascoltato anche domenica scorsa, dedica il giusto tempo ai figli. Ma Dio è anche qualcosa che noi abbiamo perso, perché vedete, io credo che in poche epoche come la nostra si è perso il senso dell'essere padre. Perché? Perché c'è stata una grossa rivoluzione, no? Questo riassestamento tra i sessi all'interno della famiglia, no? Per cui oramai i ruoli si sono persi. Il Signore aveva chiamato l'uomo a regolare la famiglia in un certo modo, ad avere certi ruoli all'interno della famiglia, e l'uomo ha messo in discussione tutto questo, ha voluto trovare un nuovo sistema. Purtroppo questo nuovo sistema ancora non ha trovato il suo equilibrio, e questo ha generato all'interno delle famiglie in tutto il mondo per certi aspetti, disastro, no? Vediamo le coppie che si rompono, nella sofferenza che c'è all'interno delle coppie. Il Signore ha dato un suo equilibrio, ma l'uomo ha cercato e sta cercando di trovarne un altro, per ragioni comprensibili, perché quello che l'uomo, inteso proprio come maschio, voleva era qualcosa che andava al di là di quello che il Signore aveva invece previsto. Quell'attenzione nei confronti del vaso dedicato, come lo definiva il Signore, l'uomo non voleva avere, voleva avere solo il comando, la durezza all'interno della famiglia, e quindi alla fine è successo quello che è successo. Però se andiamo a recuperare invece la parte buona, no? Se ti trovi un Dio amorevole, come oggi si direbbe, ma noi avremo bisogno di un re, no? In questo paese, in Italia, sì. Se ti capita il re buono, potrebbe pure andare bene, ma se ti capita il re cattivo, allora sarebbero veramente guai. E no, è Dio, ecco il padre invece amorevole, che ha amore verso i suoi figli. E allo stesso tempo, se non fa per recuperare la parte buona, è anche un Dio autorevole, un Dio forte, ok? Un Dio che è capace anche di avere controllo della sua famiglia, un pieno controllo della sua famiglia. Padre nostro che sei nei cieli. Se pensiamo a cieli, no? Se leggiamo questa frase così, potremmo pensare che è un Dio distante. E invece no. Quei cieli non è una distanza che il Signore ci sta, che Gesù ci sta portando a vedere, ma è proprio l'esaltazione di quello che stavo dicendo, cioè il Dio perfetto. Quando guardi a Dio come padre, è nei cieli, perché è un Dio perfetto, è un Dio meraviglioso, è un Dio che è diverso. Sebbene il Signore ci inviti a fare questo paragone tra Lui e l'essere padre, ci chiama anche a considerare che è quel Dio che è nei cieli, cioè un Dio che non ha niente a che fare con la pochezza che abbiamo vissuto noi nella nostra famiglia, perché magari i nostri genitori, il nostro padre non era all'altezza, magari non era riuscito ad avere tutte le caratteristiche che il Signore ci insegna a dover essere in un padre.
E quindi è un richiamo questo guardare a lui discendi come guardare a Dio con un padre che menta devozione. Perché la filialità che abbiamo rispetto a Dio è una filialità che non ci rende autonomi, ma neanche autonomi. Questa è una considerazione. Dio diceva, perdonatemi, Dante diceva, in sua volontà è la nostra pace, nella sua volontà è la nostra pace. Se tu vuoi essere sereno, devi ascoltare la voce di Dio, la volontà di Dio. Se io penso agli anni nei quali ho vissuto con mio padre e mia madre, c'è un periodo della mia vita che mi rende vicino a questo sentimento di controllo. È il periodo preadolescenziale, no? Nel quale ancora non, penso che tutti voi condividete, è il periodo nel quale ancora non mettiamo in discussione i nostri genitori, no? Però siamo abbastanza grandi per avere tutto sommato consapevolezza di quello che ci circonda, ma abbastanza piccoli ancora per non mettere in discussione i nostri genitori. In quel periodo i tuoi genitori, tuo padre, tua madre, sono per te tutto. Non faresti mai una cosa senza essere certo di avere la loro approvazione, o comunque sicuramente avresti timore, no, di fare qualcosa, di trovarti scoperto, no, di fare qualcosa che loro non volevano. E sai che se c'è un problema loro saranno lì e ti aiuteranno, e sai che qualsiasi cosa la farai solo se accanto a te c'è tuo padre e tua madre. Ecco, questo io credo che è il momento della nostra vita che dovremo recuperare per andare a vedere che tipo di rapporto dobbiamo avere con nostro padre. In Romani, al capitolo 8, al versetto 15, dice: voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. No? Questo è il sentimento, no, che io credo che Gesù ci sta insegnando. Non ci sta insegnando uno spirito di paura, ma uno spirito di adozione, cioè sentirci figli. A che scopo? Perché possiamo gridare, quando è che gridi a Dio? Quando è che gridi a Dio? Quando hai bisogno di Lui e puoi gridare, Lui dice tranquillamente, serenamente, sta dicendo l'Apostolo Paolo, puoi gridare Abba, Padre, questo puoi fare. Quel Padre, Gesù insegna, è nostro. Questo ci sta insegnando. È nostro. La cosa particolare in questa cosa che lui ci invidia a dire Padre nostro è il fatto che lui lo faccia dopo aver detto non fare come fanno quelli che vanno in mezzo alla piazza e pregano per farsi vedere, no? Tu chiuditi nella tua cameretta, però poi dopo ti dice devi dire Padre nostro. Come a dire il tuo rapporto con Dio non potrà mai essere soltanto il tuo. Non potrai mai considerare per Dio una cosa personale, come fanno tanti, dicono io ho la mia fede, il mio Dio. No, anche in quella cameretta, anche chiuso, tu devi considerare il tuo Dio come Padre nostro, perché è un amore che include tutti quanti. C'è una poesia che dice, che si chiama La ricerca, e dice nessuno può dirmi dov'è l'anima mia. Ho cercato Dio, ma lui mi sfugge. Ho cercato mio fratello, ho trovato tutti e tre. Nella ricerca e nel vivere l'esperienza di fede con i fratelli si riesce ad avere un contatto con Dio. Questo è il segreto che poi buona parte delle persone che hanno fede intorno a noi non riescono a sentire, perché anche in un paese che si ritiene cristiano, anche la fede quando è vissuta, anche quando c'è questa cosa, manca l'aspetto comunitario, no? Il vivere la fede veramente in un piccolo insieme che condivide
la tua stessa fede. Ed è una grande perdita. La proprietà che abbiamo con Dio, perché quando è vero che indica condivisione, ma anche proprietà, padre, no, è qualcosa che posso sentire come una proprietà. È una cosa che va condivisa. È bello pensare, riflettendo su questa cosa, mi è venuto a pensare a quei grandi alberi che troviamo in America. Non so se siete mai stati, diciamo, in queste grandi foreste, forse Giancarlo è stato immense foreste, ma ci sono questi alberi che sono veramente palazzi, e quindi è incredibile trovarsi davanti. Io penso che se provi ad abbracciare un albero di questo, finisci praticamente solo a braccia aperte, ma non riesci ad abbracciarlo, no? E così pensare a questa condivisione del nostro rapporto con Dio è un po' come pensare a questo grande albero. Se tu tenti di abbracciarlo non ci riesci, ma se pensate ad abbracciarlo insieme, no? Tutti insieme, intorno a quest'albero, solo così è possibile abbracciarlo veramente. E questo è il rapporto che io credo il Signore ci insegna ad avere con Dio, a concepire questo enorme abbraccio possibile soltanto attraverso la condivisione. Tornando a quei cieli di cui abbiamo parlato prima, Padre nostro che sei nei cieli, e guardandoli, io penso che il Signore ci abbia anche voluto, Gesù ci abbia anche voluto dire che Dio è lì dove noi vogliamo andare, è lì che ci aspetta, è lì pronto a riceverci, no? Quindi quando noi guardiamo al nostro Padre, possiamo dire che Lui veramente ci aspetta nel posto dove noi vogliamo essere. È lì. Non è un discorso di distanza, perché tutta la scrittura, se vuoi leggere tutta la Bibbia, è proprio un insieme di inviti a sentire pienamente, tranquillamente che Dio è vicino a ognuno di noi. Per cui non può essere distanza questo invito che ci fa Gesù con queste parole. Ma possiamo guardare a questi cieli come l'invito di Gesù a sentire che Dio è lì dove noi vogliamo andare. Quello che noi speriamo che sia alla fine del nostro cammino, Lui è lì che ci aspetta. E allora se sentiamo pienamente le parole di Gesù, che dice Padre nostro che sei nei cieli, che ti invita ad avvicinarti a Dio avendo nel cuore la sua paternità, il suo essere nei cieli, il suo essere tuo, condividendolo con tanti altri. Allora veramente possiamo capire Gesù quando diceva con serenità, io credo, in Luca al capitolo 23, versetto 46, quando dice Padre, nelle tue mani. Allora io forse credo che potremmo veramente concepire quale serenità possa avere ognuno di noi nell'avvicinarsi a un Dio che è Padre, che è nostro e che è nei cieli. Se noi veramente riuscissimo ad avere la consapevolezza della serenità che abbiamo con quel Dio che abbiamo ascoltato domenica scorsa, sabato, quel Dio che ci ama, quel Dio che veramente è disposto a perdonarci delle nostre colpe, allora potremmo veramente gridare, come abbiamo sentito prima, no? La vostra voce invita tutto a gridare Abba Padre, potremmo gridare allo stesso modo quello che dice prima Corinzi al capitolo 15, versetti 55 e 57, che dice o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Se ci avviciniamo al Signore con la convinzione che Lui è veramente nostro Padre, che è veramente lì
nel cielo ad aspettarci, allora non potremo vivere la vita come ieri. Sarà impossibile. Uno scrittore, Wells, diceva: finché l'uomo non trova Dio, non trova il mantro della matanza, e la sua attività è senza scopo. Che scopo ha la vita senza Dio, se non trovi il tuo padre? Non ha veramente nessun fine. Gesù ti chiama ad avvicinarci a Dio. C'è una storiella che dice questo, dice: visto il pettirosso al passero, vorrei proprio sapere perché gli uomini ansiosi corrono e si preoccupano così. Rispose il passero al pettirosso: amico, credo sia perché non hanno un padre celeste come quello che cura te e me. Quando avremo accolto Dio nella nostra vita, quando l'avremo riconosciuto come padre, quando ci saremo capaci di avvicinarci a Lui, sentendolo nostro, allora io sono convinto che potremo veramente vivere serenamente la nostra esistenza, cambiare quello che non abbiamo potuto cambiare ieri e ricominciare da oggi con la consapevolezza che Dio è vicino. Amen.